Ma tu lo sai come se siamo conosciuti io e Michele? No. C'aveva un amico cinese che era un figlio di una mignotta che veniva a scuola con me. Una volta l'ho gonfiato de botta a sto cinese che si chiamava... Mo non mi ricordo. Mi fece incazzare perché diceva che loro erano più di noi. E che se ci dichiaravano guerra ci menavano. Allora capirai, io ero piccoletto e ci sono andato puzza. Io ho detto, ma che cazzo sta a dire? A brutto nano, noi siamo 2000. Mi sembrava una cifra grossa. E invece questo mi risponde, noi siamo 1 miliardo. C'aveva ragione. Stava pure scritto sul libro di geografia di mortacci sua, una miliardata dei nani. Calmo, ma come faccio a stare calmo? Avevi detto che non l'avrebbero mai trovato, invece? Meglio così. Che almeno i sommozzatori la smettono di girare l'intorno. Noi andiamo tranquilli a prendere il nostro tesoro. Tu sei pazzo, sei pazzo. Non sono pazzo. Ero passato a dare un'occhiata, ho visto che la zona non era per niente tranquilla con tutti quei sub. Non so come abbiano fatto, ma stavano cercando proprio nel punto dove stavamo noi. Ah, e il trucco del gommone aveva funzionato? No, non ha funzionato bene, non sta funzionando bene un cazzo. Se manteniamo la calma, forse abbiamo ancora qualche possibilità di scappare di qui. Di scappare? Ma certo. Con tutti i soldi che vale quella roba, ti rifai la vita dove vuoi. Poi se vuoi restare a vendere vermi come tuo padre, tu devi fare come Giuseppe che voleva dire tutti i carabinieri. Eh? Buongiorno. Buongiorno. Sono lo zio di Flaminia. Ah. Purtroppo mia nipote è già uscita. Come già uscita? Eh sì, è uscita dall'altro cancello e mi dispiace che non vi siate incontrati. Senta, mi dia una mano lei, io sono disperato. Sono 2 giorni che la chiamo e non mi risponde. Fiori, sono per Flaminia, vero? Ma certo, deve aver trovato un riccone, no? Mi dica la verità, per favore. Ha un altro? Allora, figlio mio, che madonna che ansia che c'hai pure te. Sì, c'è un altro. E chi è? Io sono capace di tutto. Sì. Ma io l'ammazzo a questo. Magari. Ma chi l'ha fatto conoscere? Io. Come lei? Maria. Ma allora Flaminia non c'entra niente. Ma lei è forte, I capponi giusti. È proprio forte. Ah, gli dica pure con un mucchio di baci. Senta, mi dia una mano lei, io sono disperato. Flaminia è la donna della mia vita, la madre dei miei figli. Pure te, figlio mio, però sei esagerato, però. E che? Fatto un passaggio con la moto. Ah, sì, sì. Grazie. Prego. Ma ti fanno male sti pendagli che c'hai le orecchie? No. Ma se tolgono? No. Mi chiedo se l'angelo, una volta che Dio avrà lasciato la sua mano, saprà volare veramente. Volerà, cadrà, vivrà, morirà. Io non voglio più avere paura. Fammi sentire forte, fammi sentire protetto. E che colui che guida la mia sorte lasci che la mia mano si muova veloce, sì che io non possa provocare dolore, che il destino si compia.
Non avrò paura, no. Seguirò il nostro re. Lo raggiungerò, lui mi ama. Non mi punirà. Come una goccia d'acqua che cade nel vino. Ne assume colore e sapore. Questo è il mio sangue. Bevetene tutti.